Buona domenica a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio del gameplay domenicale with Tommy Thor su Clash of Clans, quanti aggettivi, che è un gameplay molto speciale. Infatti al termine di questo video, anziché mostrarvi il mio solito attacco con pecca, domatori, maghi, streghe, golem, non è vero, non ho mai fatto un attacco del genere, vi mostrerò un attacco di un mio carissimo amico, ovvero Dani9023, che conosco da quando ero livello 18, quindi rendetevi conto, che ha fatto un attacco con mongolfiere e sgherri di livello 6, quindi mi raccomando guardate tutto il video e non skippate come i bastardi, perché è veramente un attacco fighissimo. Comunque un'altra cosa che volevo dirvi prima di cominciare il gameplay vero e proprio è quello di lasciare un bel like alla pagina Facebook ufficiale del canale, così in modo tale che io oppure Dark possiamo contattarvi, possiamo tenervi aggiornati su quello che sta succedendo sulle nostre peripezie semplicemente con un post oppure una foto compromettente. Vabbè, a parte le cazzate, cominciamo subito con il gameplay, che poi la pagina Facebook non era una cazzata, era una cosa seria. Cominciamo subito con il gameplay e cominciamo subito con il dire che cosa mi si è potenziato, che cosa ho potenziato in queste due settimane. Ho potenziato un accampamento da livello 7 a 8, ho potenziato un cannone da livello 10 a 11, una trivella da livello 5 a 6 e il re da livello 14 a livello 15. E ora voi direte, hai fatto solo questo in due settimane e 14 giorni di gaming? Sì, ho fatto solo questo, veramente incredibile, sì lo so. Comunque almeno per farmi perdonare ho fatto anche una decina di queste mura all'otto che insomma sono fighissime, tipo tutte nere con i teschi sopra, che secondo me sono teste di spaccamuro messe lì per intimidare, per l'appunto di spaccamuro, perché cioè sono veramente molto fighe comunque queste mura. Comunque prima di partire con il gameplay e con le difese di questo fantastico villaggio che vi assicuro è veramente molto forte, voglio darvi il consiglio di oggi, perché come sapete io do sempre consigli nei miei gameplay, perché insomma sono livello 108, credo di potermi permettere almeno qualche consiglio. E il consiglio che vi do oggi è quello di piazzare difese come i mortai, le torri dello stregone e le difese aeree molto distanti tra di loro. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che se mettete tre mortai così, arriverà di certo il pezzo di merda che vi piazza tre fulmini qui sopra e vi distrugge tutte e tre contemporaneamente, facendovi fare una figura di merda colossale. Comunque, detto questo, partiamo subito con le tre difese di questo villaggio che sono molto faiche. Ci vediamo tra qualche secondo. Eccoci qui ragazzi, ritornati con le tre difese del mio villaggio. Scusate se è leggermente cambiata l'acustica, credo che ci sia un po' di eco perché ho dovuto per forza cambiare locazione per registrare. Comunque, il primo di questi attacchi è un attacco con 8000 domatori. Sono bellissime le mie cifre, diciamo, delle truppe. È un attacco con, credo, 30 domatori di livello 5 e diversi maghi. Comunque, questo testimonia il fatto che il mio villo è veramente anti-Ogrider, perché con un villo normale questi domatori mi avrebbero fatto probabilmente un 100%, oppure se non un 100%, un 2 stelle almeno. Comunque, colgo l'occasione di questo gameplay per esprimere anche la mia opinione. Infatti oggi mi sono trovato un po' ad utilizzare gli Ogrider e devo dire che fanno cagare. Cioè, in pratica, a parte il fatto che a livello 5 costano 65 di elisir nero ognuno, quindi veramente costosissimi, cioè tipo dovrete usare 2000 di elisir nero per ogni attacco, vi rendete conto? Oltre ad essere diventati, per l'appunto, come ho detto, costosissimi, sono diventati anche debolissimi, perché se attaccate un tizio con le torri inferno di livello 3 magari, sono del tutto inutili, perché le torri inferno di livello 3 ve li triteranno in un modo incredibile, anzi più, cioè faranno le salsicce in pratica, sono Ogrider, sono cinghiali, fanno le salsicce di cinghiali, proprio arrostite. Quindi veramente è una cosa che mi ha deluso abbastanza, perché anche farli di livello 5, spendere 80 miliardi di elisir nero per farli di livello 5, cioè è stato anche forse uno spreco, avrei preferito a questo punto il golem al 5, anche se costano leggermente di più poi. Comunque, proprio parlando di golem al 5, voglio anche chiedervi una piccola cosa, ovvero faccio i golem al 5 oppure la regina al 15? So che ovviamente il costo non è bilanciato, perché non è che la regina al 15 costa quanto i golem al 5, credo che i golem al 5 costino un po' di più in totale, però secondo me insomma non saprei cosa scegliere, perché arrivato a questo punto il Real 20 non credo proprio che lo farò, perché è troppo costoso e ci mette troppo tempo, insomma una settimana ogni livello, quindi sarebbero 5 settimane se lo facessi proprio continuamente senza mai lasciarlo vivere un po',
cioè proprio facendolo dormire per 5 settimane, mettiamola così, cioè che cazzo c'hai da dormire 5 settimane? Comunque, cioè in pratica stavo dicendo, con l'Elisir Nero, non mi è rimasto praticamente nulla da fare, se non gli eroi al 40 effettivamente, comunque. Comunque non credo che li farò. Quindi stavo dicendo, secondo voi faccio la regina al 15 o il golem al 5? Rispondetevi nei commenti. Per quanto riguarda gli sgherri al 6, un'altra cosa, dubito che li farò, perché proprio il Dani 9023 che li ha fatti ha detto che sono praticamente non cambia niente, ed effettivamente non è che si potenzino di molto, è un po' come i maghi di livello 6. Però gli sgherri ancora di più, sono ancora meno potenti, perché alla fine, cioè, i maghi dai, ci stanno, sono fighi, poi hanno un po' più di vita, hanno un po' più di attacco, alla fine si sente, soprattutto se arrivi a livelli come la Liga Master. Però per quanto riguarda gli sgherri, alla fine hanno tipo un 6 di più di vita e un 4 di attacco o qualcosa del genere, che è veramente pochissimo, quindi non credo che li farò. Poi magari, se, non so, se mi avanza un po' di elisir, così la testa mi dice di farli, li faccio. Comunque nel frattempo gustatemi anche questo attacco, che è veramente molto faido, cioè tipo ho messo mille incantesimi tutti in un punto, ho messo una cura, una furia, poi mette altre furie, e alla fine non ha cucchiato un cazzo. Quindi veramente è un bel attacco. Comunque le difese sono finite e passiamo proprio subito all'istante, insomma un paio di secondi e poi passiamo all'attacco con gli sgherri di livello 6, che sono molto, sono, ho detto, non è che cambia molto dagli sgherri di livello 5, però sono molto faighi, infatti sono tipo viola, non so se li avete mai visti, però state per vederli, preparatevi emotivamente. Sono molto fighi perché hanno tipo le ali viola e qualche dettaglio viola, tipo le, se non sbaglio, le braccia e le orecchie forse, insomma non ricordo. Comunque sono abbastanza fighi, devo dire, e gustateli in tutta la loro potenza. Poi qui, come vedete, Dani ha versato anche queste pozioni in modo abbastanza sdrogheggiante non so perché le abbia versate di così, però a quanto pare hanno fatto il loro dovere in modo egregio. E infatti è riuscito a fare un bel 60% qui. A livello di risorse non è che ne ha prese molte, però alla fine lui non se ne frega ultimamente molto delle risorse, anche perché la maggior parte degli attacchi, diciamocelo, cioè si fanno per sdroghezzare. Comunque, l'attacco sta per finire e di conseguenza sta per finire anche il video. Scusatemi se quest'ultimo video, per appunto, se questo game è stato un po' corto, però insomma vi assicuro che ho i miei motivi. Mi raccomando, lasciate ancora un mi piace alla pagina di Facebook, lasciate un mi piace anche al video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, commentate con le vostre opinioni e le vostre, non so, qualsiasi cosa. Bella a tutti ragazzi da Tommy Thor, alla prossima!